Sono ormai anni che parliamo di tratti di strada e non abbiamo mai dato a Cesare quel che è di Cesare. Eppure il grande merito del report bimestrale redatto da ANPAL Servizi è individuare le principali opportunità offerte dalle amministrazioni pubbliche per aumentare la quantità e la qualità dell'occupazione giovanile. Tributato questo doveroso riconoscimento, esaminiamo le proposte dell'ultimo bimestre. L'Agenzia dell'Unione Europea per il Programma Spaziale, EUSPA, la Corte di Giustizia Europea e la BCE offrono tirocini retribuiti e non retribuiti dai 3 mesi a un anno a giovani laureati interessati a vivere un'esperienza presso le istituzioni europee. La Regione Lazio destina fino a 100.000 euro di contributi a fondo perduto ad aziende nate meno di 54 mesi addietro, capaci di sviluppare e portare sul mercato soluzioni tecnologicamente innovative nell'ambito della tutela e della valorizzazione del patrimonio e delle attività culturali. La Regione Marche ha stanziato oltre 7 milioni di euro per finanziare 3.400 tirocini extracurricolari presso datori di lavoro della Regione destinati ai NEET, mentre la Regione Sardegna offre l'opportunità a giovani tra i 18 e i 35 anni con residenza sul territorio di fare un tirocino professionalizzante in mobilità, della durata compresa tra i 3 e i 7 mesi, presso aziende ed enti di una delle regioni aderenti al programma europeo Eurodissei.